Scommetto che pensate che per avere successo su YouTube sia fondamentale riempire i nostri video di effetti, transizioni, cose super dinamiche che a volte fanno anche quasi girare la testa. Eppure sembrerebbe che la tendenza di YouTube 2024 non sia più così. E lo era fino a poco fa. Parliamone. In questi giorni sono stato malissimo, come potete vedere dal mio fisico e dalla mia voce suadente, però ho approfittato di questo momento di costrizione a casa per informarmi e studiare riguardo a questo presentimento che avevo nei confronti di YouTube. Scusatemi, tra l'altro ragazzi, prima di andare avanti, se vi iscrivete al canale mi ha fatto un piacere gigantesco perché supportate questo percorso di crescita personale e professionale che voglio regalarvi. Mi piacerebbe proprio portarvi tutti i miei fallimenti, successi, tutti i consigli, sperando che almeno qualcuno di voi possa essere utili. Comunque, questo presentimento nasce dal fatto che nell'home mi sono spuntati tantissimi canali di creator che fanno video senza quasi editing. E soprattutto la cosa che mi ha colpito è che erano in ambiti completamente diversi l'uno dall'altro, anche solo per studiare, per lavoro. Mi piace guardare tantissimi tipi di contenuti, anche di cose che apparentemente potrebbero non fregarmi niente, come il make-up, è evidente che non ne faccio tantissimo utilizzo, però anche solo per passione, per capire che tipo di linguaggio c'è dietro a una comunicazione, mi guardo un po' di tutto, no? E ho visto appunto questa cosa qua, che c'è una tendenza a fare contenuti con pochissimo editing. E attenzione, non è affatto male. Ma non solo non è male, vedo che nei commenti gli iscritti a questi video qua, a questi canali, sono molto, come si dice, connessi con il creator in questione. Si crea proprio questo rapporto di autenticità, di fiducia reciproca. Ed è proprio per questo motivo che questo video in particolare voglio provare a farlo senza editing, o meglio, senza quell'editing dinamico che ero solito fare. Sono curioso, voglio vedere se si crea questo tipo di rapporto empatico, più autentico. Poi certo, non è da un video che si vede la differenza, però effettivamente richiederebbe molto meno sforzo dal punto di vista tecnico, con una resa che potrebbe potenzialmente essere forse non maggiore ma diversa, forse anche più forte. Ma voi giustamente vi starete chiedendo, Luca, perché ti fai tutte queste paranoie? Beh, ma perché in realtà, avendo lavorato per anni con diversi youtuber, ero proprio abituato a questo tipo di linguaggio molto più frenetico che catturasse l'attenzione dello spettatore, che lo tenesse incollato lì con tutti gli effetti possibili. E in realtà non è sbagliata come filosofia. Non rinnego questa parte di pensiero, anzi, è veramente molto utile. Però forse, forse, c'è il rischio che riempendo il contenuto di tutti questi tagli, transizioni, effetti, colori, lo spettatore non capisca niente, non capisca te. E ci sono due cose che hanno dato manforte a questa ideologia che si stava facendo largo tra i meandri della mia mente. La prima è che ho fatto una chiacchierata con la mia amica, prima che cliente, Sara Trecate. Abbiamo un pochettino fatto. Un pochettino fatto, si può dire? Un pochettino. Abbiamo fatto insieme un pochettino di indagine sul mio canale, ed in particolare su un video. Abbiamo visto con percentuali particolari, che non vi sto a dire adesso, che c'era tanto più engagement, tanta più interazione, tanto più coinvolgimento del pubblico, ma non solo a livello di numeri, proprio a livello di commenti, con un video che avevo fatto senza praticamente tagli, se non giusto quei 2 o 3 ore che avevo cancellato. E questa cosa mi ha stupito perché era un video che a me era piaciuto tantissimo fare, che però ho messo un pochettino lì, non dico a caso, ma l'avevo messo come non è importante i numeri che faccio, voglio dire questa cosa la dico, ed effettivamente ha trovato molto riscontro, perché c'era tanto valore. C'era tanto valore perché c'era tanta persona e non era più importante, forse, sto facendo tutti questi ragionamenti col senno di poi, non era forse tanto più importante gli effetti, la dinamicità, le transizioni, i colori, eccetera, quanto quello che stavo dicendo, quello che stavo dando, me. E questo è il primo punto, ma il secondo punto è successo pochi giorni fa e riguarda proprio il Super Bowl. Perché il Super Bowl, direte voi? Beh, perché il Super Bowl in realtà è il faro, la stella cometa da seguire per quanto riguarda la comunicazione dell'anno in corso. Ovvero, quello che succede al Super Bowl dal punto di vista comunicativo, gli spot che ci sono, saranno poi l'ispirazione per tutta la comunicazione del futuro imminente, no? E cosa è successo? Che Kanye West si è comprato uno slot da 30 secondi durante il Super Bowl che ha pagato 7 milioni. Non è questa la notizia. La notizia qual è? È che questo spot è brutto, tra virgolette, nel senso che è fatto con un cellulare, proprio fatto apposta in maniera artigianale, dove si vede lui che si inquadra con questo telefono e dice: ragazzi, io ho speso tutti i soldi per ottenere questo slot, niente, è online, il mio sito è andato a comprare la nuova collezione di scarpe. E ha fatto in 24 ore
19 milioni di entrate, quindi direi che si è ampiamente ripagato la spesa. E questo mi ha fatto riflettere. In un'epoca dove, anche grazie all'intelligenza artificiale, no, i contenuti saranno sempre più perfetti, saranno sempre più di qualità altissima, ma maniacalmente perfetti, forse, il contenuto più umano, più sporco, più artigianale, più vero, più autentico, potrebbe connettere meglio le persone. Ma questo l'abbiamo visto anche nei podcast, in tutti questi contenuti lunghi, dove non ci sono praticamente tagli, se non veramente piccolissimi, e il pubblico comunque c'è, è numeroso ed è contento del contenuto, perché si fidelizza tantissimo, si connette tantissimo con il proprio creatore, no? Detto così. Sono comunque convinto al 100% che sia importante mantenere il pubblico attaccato allo schermo, anche senza gli effetti, anche se volessimo fare questi video un pochettino più autentici, con meno tagli. È comunque importante saper parlare alla camera, sapersi prendere l'attenzione del pubblico, avere un buon ritmo anche senza l'utilizzo di tagli. Su questo sì. Però forse non sono più convinto che sia necessario un cambio scena ogni 2,3 secondi, dato non a caso. Ho anche parlato di questo video, di questo pensiero con ChatGPT, perché ultimamente lo stiamo comunque integrando molto nei nostri processi lavorativi, e mi ha detto una frase che inizialmente ho detto vabbè, roba pomposa che ha messo là, ok, ma che poi ha trovato un significato molto molto importante e che mi ha catturato. Me la leggo. In un mondo dove tutti quanti gridano, avere il coraggio di sussurrare può rendervi la voce più ascoltata. Cosa vuol dire? A parte la pomposità di ChatGPT, in un mondo dove tutti quanti fanno contenuti dinamici, pieni di effetti, transizioni, colori, avere il coraggio, perché ci vuole coraggio a fare un contenuto al contrario, senza editing, povero da questo punto di vista, può rendervi però la voce più ascoltata. Cioè sussurrare, abbassare gli artifici, può rendervi connessi veramente con il vostro pubblico. E non è banale, a differenza forse del montaggio più dinamico. Mi informerò, continuerò a studiare e vi farò sapere. Intanto ragazzi, grazie di avermi ascoltato, spero di stare meglio, veramente. Vi chiedo ancora di iscrivervi al canale per supportare tutto quello che sto facendo, questo percorso che voglio regalarvi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Non so con quale editing, lo scopriremo. Fatemi sapere voi anche la vostra. Cosa ne pensate?